Ciao a tutti, registro questo audio chiedendo scusa per il video precedente perché era veramente disturbatissimo. Con il software di editing devo purtroppo passargli una software di riduzione del disturbo di fondo perché si sente praticamente il microfono cappa il ronzio, l'oscillazione del microprocessore, quindi si sente questo sembra di essere nella nave. Cosa volevo dire? Colgo il suggerimento di Esteban, come cavolo si chiama, non ti offendere, e poi lo chiamavano Trinità per parlare della conquista del K2, non mi ricordo in che anno fu. Nel 62, comunque, mi ricordo i membri erano Achille Compagnoni, Walter Bonatti, Lacedelli, Bonatti, Lacedelli, Compagnoni, niente. E ci fu una polemica anche lì, tanto per cambiare, perché come avevo già detto, la montagna non è così tutta composta da persone limpide, pulite, diciamo, farebbero di tutto per salire in vetta, ecco, tutto qui. E Negli niente. 60? Negli anni? 60 Negli anni proprio. 60, sta guardando mia moglie su La Wikipedia. spiegazione K2 del 1954. 54, figuriamoci, era qualche anno dopo nel dopoguerra, 10 anni dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Per cui immagino i mezzi un pochino molto artigianali cui andavano a fare queste spedizioni proprio con i pantaloni in orbace, gli scarponi fatti di tommaia, proprio non come adesso che hanno tutti i Gore-Tex, la tendina ancora quella, la canadese che si usava come anche quando l'ho conosciuto io da piccolo, fatta di materiale che quando filtrava il vento ti ghiacciavi, immagino in alta quota, i maglioni in lana, proprio. Quindi non è come adesso che hanno tutti Riunioni tecnici. Gore-Tex ultra traspiranti, protettivi, bla bla bla, un sacco di roba. Ormai, vabbè, il progresso è così, ragazzi miei. Tutto qui. Va bene, Poi dai. faremo l'approfondimento su quella Sì, domanda. poi andremo sullo È giusto specifico. una prova È audio giusto così una poi prova magari audio per vedere un si pochino sente come va. meglio.